Ora siamo qui in Marocco, ragazze, ad Agadir, grande Marocco, numero uno. Adesso ci trasferiamo alla zona di mare. Siamo al tramonto, sette passate. Allora, siamo qui ad Agadir, in Marocco, un paradiso, ragazzi. Qua veramente un paradiso. Sono le 7 di sera questo video. Sono le 7 di sera, c'è ancora chiaro. Perché qua, quando praticamente sei dalla parte di là, viene scuro molto tardi. Cosa vi devo dire? Siamo qui in spiaggia, bello, tenuto, pulito. Sono le 7 di sera, sei qua in maglietta, fa caldo. Non ho i brividi, sono qua tranquillo. Loro sono coperti, loro sono in giro col giubbetto, alcuni. Cioè, fa caldo, guarda quella lì, braghe corte, cioè si sta bene. Gente in spiaggia, ragazzi, i futuri giocatori del Marocco che sono qui che si allenano. Guardate là, i ragazzi giocano a pallone, guarda che bello. Cioè, meglio stare lì a giocare a pallone che come alcuni che conosco che fanno 12 ore al giorno chiusi in un loculo. Almeno sto lì a giocare a pallone. Allora, si fa caldo perché... Sono in giro in maglietta tutti. Allora, i turisti li capisci subito, perché siamo qua tutti sbragati e fa caldo. Loro sono in giro coperti, vabbè, per loro magari questo è un periodo freddo, non lo so. No, a parte che col clima più o meno sempre caldo. Qui siamo sul lungomare di Agadir, dove c'è la marina, bellissimo, mi piace molto, tenuto bene, c'è in giro molta pulizia, sicurezza massima. Un po' di turisti ci sono, vedete, guarda, i turisti li capisci, braghe corte e maglietta. Prezzi ottimi, o direi ottimi, non ottimi, più che ottimi. Sei al mare, fai la tua pucciatina. Il mare non è caldo perché sei di fronte alle Canarie, sei sull'oceano, quindi il mare non è il mare di Pisa, ok? Però si sta bene, alla sera puoi fare la tua bella passeggiatina e devo dire che, visto i prezzi, visto il posto, visto il clima, effettivamente preferirei qui che andare a fare il pensionato. Almeno c'è in giro la gioventù, cioè se devo andare a fare il pensionato preferisco farlo da Agadir che andare a fare il pensionato alle Canarie. Ti salutano i ragazzi, grande. Poi sono tutti simpatici qua, grande. Ma allora, no, qui poi tanti parlano italiano, quindi ti trovi bene. Molti di loro sono andati su lì prima, commercianti parlano quasi tutto italiano, quindi... Poi a me mi piace qui perché non ci sono mai prezzi di sempre discutere, questo costa quello, questa là, che a me piace tutte queste storie qui. Funziona un po' come in Egitto, qui in Africa devi sempre trattare un po' sul prezzo, che è bello perché io mi diverto. Ma è chiaro, poi va bene, logico che se vai, che ne so, al McDonald's costa quello, non è che vai là al panino e lo tratti. Allora, molto buono la gente. Mi piace perché è un mix fra giovani, pensionati, c'è un po' di tutto. Io minchia, quando ero là, basta, cioè adesso sono andato tante volte a svernare, ero là a Tenerife, veramente, cioè facevo il giro la mattina, mi sembrava di essere a ricovero. E allora, ci sta bene, qui ci sono i vari hotel dove sta la gente, con le strade direttamente al mare. Vi dico che i prezzi sono ottimi, i prezzi, tutto ben tenuto, tutto ben preciso. E sono tutti, anzi, che poi qui sono anche quelli... Non dico più scrasi, perché quelli più sono i golf club che ci sono fuori, giù a sud e giù di là. La zona centrale è verso di là e niente, oggi... ascolta, qui siamo alla sera alle 7, e c'è ancora sul sole. Anzi, adesso perché non vediamo il tramonto, perché c'è un pochettino nuvoloso stasera. Però durante il giorno fa colde bestia, eh. C'è anche 27, 28 gradi. Si sta bene, poi dipende dalla giornata. E siamo a febbraio, qui più o meno è sempre eterna primavera. Qui passi da quello locale che c'ha il giubbetto pesante invernale agli turisti che hanno più caldo. Beh, è normale, per noi fa più caldo, arrivi giù di notte che sono meno 2, meno 3, 3, 4 gradi, arrivi qui sono 25, qua, anzi sono pure sudato, devo dire. E niente, qui è divertente, c'è in giro molta gioventù. Socievole, la gente tranquilla, giocano i ragazzi a pallone, se vi piace lo sport potete venire a pallone, c'è anche il beach volley, adesso siamo alla sera, poi durante il giorno c'è molto più il casino e niente, qui sono più nella zona di resort, verso i ristoranti bisogna andare un po' più verso magari la marina, dalla parte di là dove c'è la marina, sopra si può andare anche, sopra là che ti fai la fotografia
dove vedi il posto. Ah, tombina a livello, tutto pulito, tutto pulito, fuori, tutto pulito. Allora ragazzi, mi ha fatto veramente una grande impressione Agadir, nel senso che uno magari dice, oh, vado in Marocco, magari qualcosina fuori c'è qui. Ma io vi dico che Agadir qua è tenuto bene, ragazzi. Cioè, allora uno può dire, ma magari c'è qualcosa, no. Vi posso dire, strade tenute bene, e pulizia tenuta bene, ma anche in periferia ho visto, già anche arrivare dallo... Allora, già arrivate... L'aeroporto è una mezz'oretta fuori, già arrivate all'aeroporto, fate, già capite che state arrivando in un bel posto, perché è tutto ben pulito, ben tenuto, le strade sono ben tenute, c'è molta polizia in giro, anche che controlla, e non vedi gente che sorpassi, la gente guida tranquilla, è molto carino. Vedete, poi sono gruppi di turisti, guardate qui. Che vedete, sono turisti che fanno le fotografie, tutti svestiti. Ci sono molti turisti scandinavi, perché loro sono i più intelligenti di tutti, sempre, perché hanno capito che qui costa poco, il clima è buono e stanno comprando un mare di proprietà. Poi parleremo anche dei prezzi delle case, che sono ottimi, quindi come investimento. Cioè, ma poi ragazzi, cioè, adesso dico, c'ho un mio amico svizzero che è andato a Tenerife, vabbè, poi gli ho detto, è andato a fare un giro e ha guardato un po', è uno che comunque non sta male, lui è un mio amico, ovviamente è andato nella zona centrale, come può essere qui il passaggio, cioè i prezzi là delle case nella zona di Playa, cioè hanno dei prezzi folli. Zaccaria, ma tu lo sai i prezzi folli che c'hanno là? Cioè, là ancora i bilocali in centro, cioè fronte mare te li vendono 250, 300, 400, 500 mila euro. Cioè, appartamenti di 30 anni, 40 anni, che ragazzi, qui di dietro stanno costruendo nuovo, no Zaccaria? Tutto nuovo. Cioè ragazzi, qui di dietro trovate dei prezzi, ma appartamenti nuovi, nuovi, non roba di 50 anni fa. Cioè, qui nella zona mare trovi a 50 mila euro, Cioè, fuori a 800-900 metri trovi a 25.000 euro. Cioè, 25.000 euro. Ma a un chilometro qui appartamenti nuovi? Non a 250.000, non a 80.000, non a 90.000. 25.000 euro trovi. Appartamenti decenti, Non... Cioè, chiaro che poi se lo prendi qui, anche qui magari ti costano 50, 60, 70.000. Sì, ma non 250.000. Cioè qui dovete far conto che il costo della vita che trovate, secondo me alle Canarie, lo dovete dividere per 4, anche perché lo stipendio medio qui dovrebbe essere 250-300 euro. E là lo stipendio medio là in Spagna di fronte di qui sei attorno al millino prenderanno, no? Penso. Quindi fate conto, dovete dividere per 4. Siamo con lo stesso clima, ma poi è un paradiso qua veramente ragazzi. Qui è un paradiso, qui veramente è un paradiso, magari non per starci tutta la vita, di trasferirmi qui a fare il pensionato, però il periodo di dicembre e gennaio, con quello che io pagherei, adesso io non sono in pensione perché mi manca un po', non mi manca tantissimo, però io onestamente, cioè con quello che pago adesso di bollette, cioè perché devo pagare 400-500 euro di bolletta? Cioè, mi prendo un restore qui con gli stessi soldi, sono qui al mare a caldo. Cioè, un domani faccio quello. Poi magari sto là in primavera. Cioè, allora, come dice il mio grande amico Massimo, che c'ha una gelateria, quando andrò a intervistare. Qui ragazzi, vedete, giocano a pallavolo. C'è molta gioventù in giro, Allora, come dice il mio amico Massimo, che c'ha una gelateria da 3,25, adesso anche lui non gli manca tanto. Vuole chiudere l'attività a 52 anni, a 12,56 anni, ne ho guadagnati, basta. Tanto verrà già una gelateria. Lui mi ha detto, io voglio un posto. Che so, io adesso, quando smetto di lavorare, voglio stare al caldo. Cioè, io se smetto di lavorare e vado in pensione, smetto di lavorare, cioè voglio stare al caldo. E Zaccaria? Certo. Cioè, poi posso andare anche a Sud Italia, magari. Posso essere itinerante. Non è che per forza devo venire. Poi magari io d'inverno vengo qui, sto 2 mesi qui. Cioè, io se sono in pensione voglio stare a caldo tutto l'anno. Tutto l'anno. E se dovessi smettere di lavorare,
cioè dovessi smettere di lavorare, ma veramente smetti di lavorare, che sto qui, mi guardo i ragazzi che giocano, mi mangio un gelato. No, no, cioè se io domani smetto di lavorare, cioè sì, io voglio stare a caldo, anche perché voglio girare, io voglio girare in ciabatte, cioè non voglio spendere niente di riscaldamento, anche perché poi se tu stai a caldo cosa spendi? Cosa spendi? Spendi solo mangiare, cioè non ho riscaldamento, non ho niente. Il sole tramonta alle 8, non consumi neanche la luce. Allora, vi stavo dicendo che allora, anche perché io dico, io quanti anni ho di contributi? Ormai ho 35 anni di contributi, non è che me ne mancano tanti, mi sa di averne 42, 43, poi non c'è. Cioè magari posso anche smettere di lavorare prima di 2-3 anni prima. Mi faccio dare la liquidazione. Cosa? Mi faccio dare la liquidazione. Cioè, vado in pensione, mi licenzio, mi faccio dare la liquidazione. Scusa, se qui vivi con 300 euro al mese. Cioè, gli ultimi 3 anni uso la liquidazione, fin quando poi prendo la pensione. Al massimo pago i contributi, no. Posso anche pagare. Mi prendo la liquidazione, pago i contributi e aspetto la pensione. Cosa ti devo dire? Cioè, oppure vado avanti. Però so che qua è un bel posto. Qui, ragazzi, è un bel posto. Devo dire che è un bel posto. Mi piace molto. Mi piace molto, pulito, preciso. Prima mi piace molto. Cioè, Andrei, allora... Come posto metto sempre in pole position la Costa Blanca, la Spagna. Però come seconda opzione invernale mettere anche qui. Giusto Zaccaria? Giusto. Tu che vuoi anche tu domani smettere di lavorare, si può fare d'inverno qui 2-3 mesi e poi da altre parti. Non che non sto in Italia, eh. Cioè in Italia ci sto magari in periodo di funghi, che vado a funghi. Oh, no, non Napoli, siamo nel nord. No, siamo su di Bergamo. Atalanta, Atalanta!